Il geometra di Leo deve ringraziare suo nonno Micheluccio, che molto si adoperò per fargli prendere il diploma in una scuola privata. Ormai sono 20 anni che lavora giorno e notte. Dopo il grande sisma ha progettato più di 1000 case, tutte orrende, compresa la sua, per la quale si è fatto aiutare da un famoso architetto di Firenze. Serafino La Penna era stato molti anni in Svizzera. Tornò poco prima del terremoto, ma l'emigrazione dal paese vecchio a quello nuovo gli fu fatale. Tu, per esempio, ci vai volentieri là? Ancora oggi, se dovessimo andare insieme, non è che azzecco molto facilmente tutte le strade, quindi ragione per cui... Cioè, però spesso... una volta azzeccata la strada, azzecca la porta, poi difficoltà. No, forse là. Anche la porta, insomma, perché è chiaro che non è la mia mente un paese che possa avere questo tipo di architettura, questa situazione urbanistica. I paesi dell'Irpinia non sono luoghi noti, sono paesi da 2 righe nella Garzantina universale, ma a visitarli può venirne ancora qualche sentimento. Forse più che andando in luoghi rinomati. Conte, deve uscire dal paese, trova lo bivio, prende la strada a destra, trova un altro bivio. Uno va alla Cedonia e uno va a Calitri, Conte. Questo bellissimo paesaggio è il Formicoso, che è un po' il cuore dell'Irpinia d'Oriente. Qui stiamo andando verso Andretta per raggiungere poi Conza. È tutto coltivato a grano. Qui non c'è niente, né capannoni, né officine, niente, tutto grano. Negli anni 50 i contadini andarono in galera per prendersi queste terre. Da qualche anno gli abitanti di questi luoghi stanno combattendo per evitare una discarica. Che lo Stato ha deciso di fare qui. Sarebbe una vera sventura. Rocco Cestone sognava sempre di andare al nord. Finalmente vinse un concorso nelle poste. La sua vita a Rovigo si svolse per 30 anni sempre allo stesso modo. Mattina in ufficio, pranzo al ristorante, sonnellino pomeridiano, passeggiata serale solitaria, cena asciutta in pensione, un po' di televisione, un po' di giornali e qualche pastiglia per dormire. Devo dire che rimasi molto male quando in un paese vicino la famosa cantante Ornella Vanoni cantò meno di un'ora con aria assai distratta. Poi per saluto un cenno della mano e un frettoloso ciao, torno a Milano. Oh,
Da molto tempo ormai Gerardo Quaglietta non è più al mondo e nessuno si ricorda di lui. Ma quando era in vita e viveva a Namur, in Belgio, succedeva la stessa cosa.